130 a Roma, zona Tecnopolo Tiburtino, uscita 13 o 14 del Grande Raccordo Anulare. 5 teatri di diversa metratura, da 100 metri quadri a 1000 metri quadri, con un'altezza massima di 9 metri. Ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione. 3 regie Full HD con possibilità di 4K, 8 postazioni di montaggio, sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi, 8 tra camerini e sale trucco, ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva, free wifi, possibilità di utilizzo uffici durante la produzione, servizio di receptionist, talent show, reality, talk show, film e serie TV. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione. Professionalità, grandi spazi, innovazione, comodità e cortesia a tua disposizione. Io così le faccio le cose, perché io sono una persona seria e lei no. Sente, noi non stiamo scherzando, ci siamo stufati di fare tutte queste criminali, no? Roma, Monica Vitti, la Camera Ardente, domani funerali nella Chiesa degli Artisti. Pontigna esce fuori strada e muore un 22enne, altri scontri in provincia e nella capitale. Roma aggredito con una mazza da baseball a Lido Scalo di Ostia, 2 persone arrestate. Roma esami di maturità, la protesta degli studenti contro il ritorno alle tracce scritte in tutta la regione. Civitavecchia, sequestro di marijuana al porto, 60 kg di sostanza stupefacente, un arresto. Cassino, delitto Mollicone, nuova udienza, frammenti di legno compatibili tra i capelli della vittima e la porta della caserma. Basket, striscione razzista contro il capitano della Real Sebastiani. Gentili telespettatori, ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione del Lazio TG. Che apriamo con il doveroso omaggio a Monica Vitti. È stata aperta oggi a Roma la Camera Ardente con un via vai incessante di tanti che l'hanno conosciuta, un via vai di artisti, anche di semplici cittadini, con una scritta "Andovai" chiaramente che identifica un po' quello che è stato il suo percorso professionale. Ricordiamo che i funerali di Monica Vitti si terranno domani alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, per rendere così l'estremo saluto alla popolarissima nonché amatissima attrice romana. Andiamo avanti, adesso parliamo di incidenti stradali, un'altra brutta giornata di incidenti stradali con una giovane vittima, un 22enne che è morto uscendo di strada. Sentiamo. Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Latina. 2 incidenti stradali si sono verificati nella serata di ieri tra Pontigna e Terracina. Nel primo sinistro, verificatosi in via Sant'Isidoro, una strada che lambisce la zona industriale di Mazzocchio, ha perso la vita il 22enne di Terracina, Yuri Damin. Per cause ancora da accertare, la Nissan sulla quale viaggiava è finita fuori strada, ribaltandosi. Il giovane proveniva da Capocroce in direzione Marittima Seconda. L'auto avrebbe prima urtato un ponte in cemento, finendo in un canale che costeggia la strada. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale del 118. Per Yuri Damin non c'è stato nulla da fare. Il giovane era molto conosciuto a Terracina.
Viveva a Borgarmada. Fin da bambino ha giocato a rugby, militando nel Terracina e poi ancora a Latina e Cisterna, continuando a collaborare con la società terracinese in qualità di allenatore. Un bravo ragazzo, così è stato salutato sui social, davvero tanti i messaggi d'affetto. Un altro incidente si è verificato poco dopo le 20 sulla Pontina in territorio di Terracina, al chilometro 102-500. Per cause ancora in corso di accertamento, sono venute a collisione una moto di grossa cilindrata ed una Jeep. La moto si dirigeva verso Terracina quando all'altezza di un incrocio si è scontrata con l'auto che proveniva in senso opposto di marcia e stava svoltando a sinistra. Il Centauro, un 47enne residente a Terracina, ha riportato diverse ferite ed un trauma maxillofacciale. È stato subito trasportato all'ospedale di Terracina. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Lievi ferite invece per la donna che guidava la Jeep. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Terracina agli ordini del comandante Mauro Renzi. Sono stati effettuati rilievi di rito con la messa in sicurezza del tratto stradale. Il traffico ripreso regolarmente intorno alle 22. Quel tratto della Pontina all'altezza dell'incrocio con via Lungo Sisto è già tristemente noto per altri incidenti stradali gravi. Il comitato cittadino della Marna da anni chiede una rotatoria. Il Comitato Cittadino della Marna da anni chiede una rotatoria per evitare altri incidenti, oltre a potenziare l'illuminazione. In quell'incrocio ancora campeggiano striscioni che sottolineano la pericolosità di quel tratto della Pontina. Il comandante Renzi ancora una volta raccomanda la prudenza alla guida e a tal proposito ha annunciato il potenziamento dei controlli anche attraverso l'utilizzo delle autocivetta per individuare soprattutto chi dalla Pontina si mette direttamente sulle complanare alle porte di Terracina. Vediamo queste altre immagini che si riferiscono ad un altro incidente, sempre lungo la stessa, sempre nella stessa zona, lungo la regionale, la statale Pontina, all'altezza dell'intersezione con la Migliara 47 nel territorio di Borgo San Donato, dove all'altezza di una rotatoria una vettura con all'interno tre cittadini stranieri si è capovolta. Sono intervenuti così i sanitari, i vigili del fuoco per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente. Un altro incidente poi si è verificato questa mattina nella capitale, nella zona lungo la via Cassia, zona tomba di Nerone, con due feriti e tante ripercussioni al traffico. Parliamo adesso dei primi dati Covid con i dati parziali dalle province, iniziando da quella Pontina, dove il totale è 2.123 nuovi casi, ma per quello che riguarda il comune di Cisterna 1.069, bisogna tener conto del recupero di notifiche dei giorni precedenti. Ecco perché così si spiega il salto notevole tra 1.069 di Cisterna e 253 di Latina. Poi 181 ad Aprilia, 87 Terracina, 61 Fondi, 54 Sabauda, 51 Sezze, 42 Pontina, 37 Minturno. Ed ancora altri casi a seguire, con i casi di Formia, 31 Formia, 26 Priverno, 25 San Felice, 23 Cori, 19 Gaeta, 16 Santi Cosimo e Damiano, 15 Sermoneta, 9 Rocca Gorga, 8 Castelforte, 7 Amd Itri e Lenula. Via via gli altri che vedete in grafica, si registra un decesso, un paziente di Spigno Saturnia. E a proposito di coronavirus, si è parlato a lungo della pillola contro il Covid con l'ok dell'EMA, la Paxlovid, un farmaco, ha commentato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, che si va ad aggiungere agli antivirali già usati negli ospedali e a domicilio, un farmaco che quanto pare ridurrebbe significativamente il rischio di ricovero e di morte nei soggetti che contraggono l'infezione. Sarà disponibile però nei centri AIFA che si trovano presso gli ospedali della regione, quindi non in commercio diffuso. Il Lazio già da oggi potrebbe contare su un migliaio di trattamenti. Parliamo invece di Novax, con un annuncio via social che va avanti. Queste sono immagini di archivio chiaramente, ma il dissenso comunque va avanti, e c'è l'idea di un raduno nella zona dei
e Castelli Romani a Rocca di Papa intorno al 10 di febbraio, ovviamente un'organizzazione che non è stata minimamente autorizzata, però via social continua questo via vai, questa serie di annunci e l'appello a prendere parte per una protesta in forma pacifica, si legge tra l'altro, però chiaramente con la massima attenzione va monitorata questa situazione. Rimangono difficili le condizioni delicate del piccolo venuto al mondo da Adriana Tanoni, la 28enne di Aprilia, che è morta una settimana dopo aver dato alla luce il figlio a causa del Covid. Il bambino, da quanto si evince, assistito con ventilazione meccanica, rimane ancora in condizioni delicate. Parliamo adesso invece del caso dell'uomo morto purtroppo a causa di un malore dopo aver rincorso un ladro. Era il 64enne Luigi Ramacci, edicolante calportuense, e aveva provato a sottrargli il denaro dalla casa. E Gigi, che non era affatto il proprietario dell'edicola, ha urlato cercando di inseguire il bandito, un italiano sui 40 anni, fino a fermarlo grazie all'intervento poi del vicino benzinaio. Poco dopo però è arrivato il dramma, Luigi ha faticato, si è sentito male, indagini dei carabinieri di Vigna Bonelli. Parliamo adesso invece di un'aggressione con una mazza da baseball per un presunto debito di droga, è successo nella zona dell'idroscalo di Ostia. Per un debito di droga da saldare, un uomo è stato minacciato e aggredito con una mazza da baseball. È accaduto ad Ostia, dove due uomini di 31 e 41 anni, entrambi del posto, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. L'episodio si è verificato nella zona dell'idroscalo, dove i militari sono intervenuti per quella che sembrava inizialmente una banale lite in strada tra tre persone, durante la quale però il 41enne ha estratto una mazza da baseball tentando di colpire un ragazzo. Bloccato il presunto aggressore, che nel frattempo si è allontanato cercando di liberarsi della mazza spezzata, lanciandola in un intercapedine. Poco dopo è stata ricostruita l'intera vicenda. La vittima, con una scusa, è stata accompagnata da un altro 31enne suo conoscente in una strada isolata nella zona dell'idroscalo, dove ad attenderli c'era il 41enne, il quale, dopo averlo fatto scendere dall'auto, ha minacciato il malcapitato sferrandogli poi la mazza da baseball senza riuscire a colpirlo, il tutto per indurlo a pagare precedenti acquisti di droga da altri soggetti. L'episodio assume tutti i contorni di una spedizione punitiva commissionata. Arrestato l'aggressore, pregiudicato, e il suo complice, 31enne, incensurato. Il Tribunale di Roma, dopo la convalida dei fermi, ha sottoposto il 41enne alla custodia cautelare in carcere e il 31enne alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione in caserma. Ancora cronaca, 60 kg di marijuana sequestrati al porto di Civitavecchia. Un sardo è stato arrestato. Oltre 60 kg di marijuana proveniente dalla Sardegna sono stati intercettati al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. L'interesse per il carico trasportato da un furgone, manifestato dal cane antidroga all'OSNA, la mancanza di documentazione di accompagnamento della merce e l'atteggiamento del conducente hanno insospettito le Fiamme Gialle, che hanno deciso così di ispezionare accuratamente il mezzo, scovando buste di cellophane sottovuoto contenenti infiorescenze di marijuana. L'autista del veicolo, un italiano di 45 anni, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di traffico di droga. La misura è stata adottata allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezza. L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messi in campo dalla Guardia di Finanza di Roma negli scali aeroportuali e portuali di accesso alla capitale. Andiamo avanti, adesso parliamo di sequestri di 30 kg di prodotti alimentari e 3.000 euro di sanzioni ad un
Mini market a Roma, operazione degli agenti di polizia locale del gruppo, del sesto gruppo Torri, in collaborazione con la Polizia di Stato del sesto distretto Casilino, controlli a tutela dei consumatori. Ricordiamo anche l'ordinanza del sindaco Gualtieri che di fatto pone la chiusura dei mini market dalle 22 alle 5 anche per infrenare il fenomeno della malavita violenta, in particolar modo nel primo e secondo municipio. Parliamo adesso di scuola, di proteste in tutto il territorio contro gli esami di maturità che ritornano nella forma scritta, come ha annunciato il ministro, una decisione che non trova affatto d'accordo gli studenti. Allora, abbiamo detto diverse le proteste, siamo andati a Frosinone, sentiamo. Il ministro Bianchi cambia in corso d'anno le regole per gli esami di maturità. Ritorna il secondo scritto e scompare la tesina utilizzata lo scorso anno. In tutta Italia scoppia la protesta perché i disagi dovuti alla pandemia, secondo gli studenti, non sono affatto terminati. Siamo andati a sentire le loro ragioni a Frosinone, dove la protesta si è svolta sotto il palazzo della provincia. Noi stiamo portando avanti la mobilitazione nazionale studentesca lanciata dalla rete degli studenti medi appunto per protestare contro l'ultima ordinanza emanata dal ministro Bianchi sull'esame di maturità. E rispetto a questo, quello che pensiamo è che a una determinata quantità di esami debba corrispondere anche una qualità dello studio che è mancata in questi tre anni per via della DAD, per via della didattica mista e per una didattica ancora oggi è piuttosto confusa e piuttosto precaria. Ecco, noi chiediamo che innanzitutto che Bianchi ci ascolti per una volta, dopodiché quello che vorremmo noi è un esame che tolga questi scritti, che tolga questa seconda prova e si concentri più su una tesina. Noi chiediamo proprio questo perché di considerare che ancora siamo in una situazione di emergenza anche per la scuola. Se noi siamo in una situazione di emergenza anche per la scuola, Bianchi vuole sostenere che si sta tornando alla normalità, però i dati del Covid nelle classi invece non lo dimostrano. Andiamo avanti, adesso parliamo del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, nuova udienza in tribunale, importante anche per stabilire la compatibilità degli elementi, i capelli, in particolar modo le tracce di legno sui capelli della vittima e la porta danneggiata della caserma. Ci sarebbe una compatibilità del 90% e questo l'esito chiaramente da parte della perizia del consulente nominato dai pubblici ministeri Maria Beatrice Sirabo e Maria Carmen Fusco, un elemento che, se confermato, chiaramente andrebbe a dimostrare il nesso tra quanto asserito dalla pubblica accusa, ovvero che l'omicidio di Serena Mollicone sarebbe avvenuto all'interno della caserma dei Carabinieri. Rimaniamo in Ciociaria, dove si è consumato il dramma di un uomo di 75 anni di Tecchiena che presso il presidio ospedaliero di Anagni è morto mentre accompagnava la moglie. È stato stroncato da un infarto, a quanto pare, secondo quello che è emerso. Un episodio simile era avvenuto nel novembre scorso, quando a morire invece fu una donna. Inutile ogni soccorso per il 75enne che era di Tecchiena, arrivato presso l'ex ospedale della città dei Papi per accompagnare la consorte che avrebbe dovuto effettuare delle analisi. Andiamo avanti, adesso parliamo invece di notizie di cronaca che arrivano dal Pontino, da Formia, dove i carabinieri hanno denunciato per il ciclaggio un uomo di origini napoletane che aveva tre carte di credito a lui non riconducibili, mentre a Latina è stato arrestato un uomo per rapina in propria ai danni di un esercizio commerciale, perché è stato sorpreso, dopo essere stato sorpreso ha ingaggiato una colluttazione con il responsabile dello stesso esercizio e poi, per guadagnare la fuga, ha scaraventato a terra una commessa del negozio. Parliamo invece adesso di estorsione di un 22enne di Aprilia che faceva richieste di denaro
dal sapore di estorsione ai titolari di un esercizio pubblico nella zona della Movida del quartiere San Lorenzo a Roma. L'uomo è di Aprilia. Il fine era ottenere somme di denaro e consumazioni gratuite di bevande alcoliche, prospettando alle vittime la minaccia di bruciare il locale in caso di rifiuto. Parliamo ancora in qualche maniera di incendi, se vogliamo, quello che si è verificato nella notte in un appartamento a Sant'Utizio, frazione di Soriano del Cimino. Un 58enne è finito in ospedale, fiamme divampate ieri sera probabilmente dalla canna fumaria e poi coinvolgendo il sottotetto e la mansarda dello stabile. Parliamo adesso invece della ormai annosa questione della SEP di Pontinia. È stato l'argomento di un nuovo incontro in comune tra i comitati cittadini e l'amministrazione, presenti anche amministratori dei comuni limitrofi, non soltanto quindi quelli di Pontinia. Sentiamo. I comitati di Mazzocchio, Boschetto, Gricile e Macalelli, Fontanile, si sono incontrati dell'aula consigliare del comune di Pontinia alla presenza del sindaco Eligio Tombolillo, del collega di Roccasecca De Volci, Barbara Petrone, dell'assessore Privernate Giulio Federici, di Iuri Musilli, delegato ai rapporti con le periferie per il comune di Priverno, e di Giulio Del Monte, delegato del sindaco di Sonnino. Si è parlato della situazione di degrado della zona industriale di Mazzocchio. In particolare è emerso che il sistema di videosorveglianza, costato 80.000 euro, non è attualmente funzionante. Le stesse telecamere installate, peraltro già in passato, evidenziavano criticità, non essendo in grado né di riprendere nelle ore notturne né di intercettare le targhe delle auto i cui proprietari fossero stati sorpresi a sversare rifiuti. Il sindaco Tombolillo si è impegnato ad approvare nel breve periodo un nuovo regolamento che garantisca in futuro l'adozione in zona di fototrappole, strumentazione meno costosa e più efficace delle telecamere in questione. L'altro tema all'ordine del giorno è stato quello dell'impianto di compostaggio SEP. I comitati da sempre sostengono che l'impianto così com'è non può funzionare e, dati alla mano, hanno dimostrato come in provincia ci sia un surplus di impianti trattanti organico rispetto al fabbisogno. Abbiamo fatto un buon incontro, abbiamo esaminato tutte le problematiche della zona, dai rifiuti abbandonati fino ad arrivare al problema della SEP. Abbiamo stabilito un percorso insieme ai comitati che noi rispettiamo perché fanno parte la parte viva della popolazione, insieme ai sindaci, di stabilire questo percorso per cercare di risolvere e di affrontare definitivamente un po' il problema che crea questa azienda. Abbiamo deciso di intraprendere delle iniziative comuni per cercare di trovare una soluzione che possa essere un sollievo per le cittadinanze che subiscono questi miasmi da anni ormai. Ci sono nella zona realtà che potrebbero sopperire ad un'eventuale chiusura della SEP, nel senso non c'è bisogno di così tanti impianti per lavorare il compost. Con i sindaci della zona si è appunto convenuto di innanzitutto chiedere un incontro con il GIP che ha deciso in questo momento ovviamente per l'amministrazione giudiziaria, e poi capire quale può essere il futuro dell'impianto SEP all'interno dell'area industriale di Mazzocchio. Vi mostriamo adesso questo striscione in duia balcanica che è apparso questa mattina davanti al Pala Sojourner di Rieti all'indomani del derby di basket e Serie B di basket tra NPC e Real Sebastiani Rieti. Il destinatario è Claudio Ndoia, il capitano della Real Sebastiani Rieti, squadra che tra l'altro ieri ha perso il derby contro la NPC. Altro destinatario è il patron Pietro Paoli. La società del Real Sebastiani stigmatizza l'episodio attraverso un comunicato in cui si dice che è in un momento tale in cui si parla tanto della pericolosità della discriminazione territoriale non può esserci spazio per l'imbecillità di chi ha provato a sporcare l'immagine di una tifoseria che al pari della nostra nel corso della gara ha dimostrato maturità e compostezza. Nel rinnovare i complimenti alla società NPC ci auguriamo che prenda le distanze da tutto questo. Andiamo avanti e parliamo adesso della scomparsa ad 80 anni di padre Martino Umberto Cretaro, morto
all'ospedale di Veroli, sacerdote da più di 15 anni presso l'abbazia di Valvisciolo a Sermoneta. Anima della parrocchia di Santo Stefano Martire, figura dolce e umile, una bella persona e soprattutto punto di riferimento spirituale per tanti di noi, ha detto il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, che insieme al presidente del Consiglio Comunale Antonio De Lenola e a tutta l'amministrazione hanno espresso un sentimento di cordoglio alla comunità monastica di Valvisciolo e ai familiari di padre Martino. Funerali che si terranno questo pomeriggio alle 15.30 all'abbazia di Casamari. Bene, per il momento è tutto, ma l'informazione prosegue con quella sportiva dopo la pubblicità. Vi aspetto.